La dieta mediterranea. Questa è largamente considerata la dieta di riferimento per la qualità, in quanto consente di fornire alimenti variati, nutrizionalmente molto ricchi, a prezzi sempre abbordabili ed è quindi diventata per noi, con le nostre tradizioni, un elemento di vanto, ma che dobbiamo continuamente curare e migliorare. Allora, l'alimento di base per la dieta mediterranea è certamente il grano. Grano tenero, farina, grano duro, semola e poi pasta. Qui noi ci troviamo nel campo sperimentale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in Carmagnola, dove abbiamo in questo campo qualche centinaio di parcelle, qui le vediamo separate da questo stradino, dove studiamo l'agrotecnica migliore per la coltivazione sia del grano duro sia del grano tenero, ma studiamo ancora delle nuove colture che sono degli ibridi tra grano e orzo che consentono di variare ulteriormente e di potenziare il valore nutrizionale di questo alimento di base. Questo grano duro che ora sto pettinando con le mie mani è quasi pronto per essere raccolto. È un grano duro che è prodotto seguendo dei precisi protocolli culturali che vogliono tendere a ridurre il contenuto di azoto nelle formulazioni delle piani di concimazione, pur mantenendo elevato il contenuto di glutine, quindi per fornire della pasta di alto profilo qualitativo. Ma proprio fermandoci sul grano duro, noi dobbiamo anche fare molta attenzione su un aspetto critico di questa coltura, specialmente qui nel nord Italia, che è quella della suscettibilità agli attacchi delle malattie fungine, i quali non solo deprimono gli aspetti tecnologici e qualitativi, ma hanno il grosso difetto di portare con loro in questi attacchi anche dei problemi di carattere sanitario che interessano l'uomo, perché producono delle tossine che prendono appunto il nome di micotossine, cioè tossine prodotte da funghi, che determinano certe volte la difficoltà di poter poi essere lavorati successivamente e portati poi alla filiera. Quindi qui abbiamo una serie di interventi agrotecnici sulle lavorazioni, sulle concimazioni e poi ancora sulla difesa, volte proprio a minimizzare il contenuto di queste tossine nel prodotto finito. In particolare, e un aspetto importante, noi vogliamo cercare di valorizzare il valore nutrizionale del grano, quindi vuol dire cercare di produrre delle farine, delle semole integrali. Bene, queste sono più soggette a questi tipi di contaminazioni con queste micotossine. Da qui il fatto che per valorizzare qualitativamente, nutrizionalmente, i prodotti del grano tenero e del grano duro, dobbiamo proprio cercare di controllare e ridurre il contenuto di queste tossine.